lo schermo messo di lato. Mi triggera. Dove dovrebbe metterlo? Davanti? Qua, perché io che cazzo guardo? Era meglio se non lo attaccavi. No, attacca tutto. Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo tornati con Xbox. Basta guardare lì. No, adesso guardo lì, visto che ti sembra una buona idea. Siamo tornati con costoso versus economico. Che bello, che bello, che bello, guarda che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Oggi abbiamo tre nuovi prodottini molto interessanti, mio caro Xmorri. E indovina un po', due li ho portati da casa. Perché li avevo già. Già, questo fa capire tantissime cose sui tuoi. Io passare. Prima devo testare se i miei soldi spesi sono stati soldi spesi in vano o no. Partiamo col primo oggetto di oggi, ovvero gli speaker Bluetooth. Abbiamo chi sopra chi do premium comunque, invece sarà quello Funko. Sì, difatti. Allora, è uno. Abbiamo, come detto prima, uno speaker JBL, mi è costato 69 euro. Spoiler, fa cacare. Hai comprato proprio quello più fracco di tutti, eh? Proprio fa schifo al cavo. La mia zitta c'ha quello bello grosso, è quello sì che fa così. Dammi la portella. E poi abbiamo comprato, anzi ho comprato perché qua shop io, uno speaker Bluetooth dal costo di, secondo te quanto, Xmorri? Basi, ci resti 10 euro o finito da bro. 14 euro. 14 euro comunque secondo me farà la sua porca figura. Tutto su questo. Ok, quindi experience di unboxing. Count c'è l'experience. Questa è l'experience dell'unboxing, se ecco era una merda, era in uno scatolotto di plastica, fine. No, non va bene, non va bene JBL. Intanto è veramente overview. Premium, sembra un piccolo... No, è carino. Sembra un piccolo Google Home, se dovesse essere sincero, con anche l'USB-C premium. E funzionerà? Bluetooth mode. Cazzo, si vede che è proprio cinese, pazzesco. Ma non è vero. Ma sentiamo il suono di accensione del JBL. Del JBL, JBL. E già vibra tutto. Paga, dove sta la macchina? Beh, ti dico, è una macchina premium. Va bene. Come andremo a vedere se effettivamente uno batte l'altro. Voilà, quel talk di testa. Oltre a sentire la qualità del nostro orecchio, quindi sì, sarà prettamente personale. Sì, sì. Ritorna il nostro fantastico. Ma me lo presti che faccio, vedo quanto bordello fa la mia moto. Io l'ho provato. Voglio fare brom, casato, bello. Ecco come me, pazzarello. Il pairing, com'è il pairing? Il pairing è no sound, tra fatto. Mica fatto, mamma mia. Guardate intanto che premium 2 iPhone 14 e voi niente. Allora, io sono connesso e facciamo io ancora no, aspetta. Una canzone della mia playlist Gym Hard Style 2022. Cioè, tu quando vai in palestra ti metti questa canzone? Ma vuoi sentire di che canzone si tratta? Vai, fammi sentire. Sentiamo la qualità. Quando devi fare 10 serie di squat. E immagino lei fa... Beh, comunque, per essere una JBL, non si connesso subito. Guarda, può essere che il tuo è fallato il tuo. Prova a spegnere e riaccendere. Ho riacceso e spento in questo istante, ma se clicco qua l'icona del Bluetooth, non funziona. Nella tua cosa c'era? Artstyle arriva dalla mia. Viva Latino. Che schifo, cazzo. Guarda qui come treme il tavolo, cazzo. Vai a 1,24. Ma... In bocca dove? Facciamo 5 secondi io e ci volume basso. Test audio. Questo manca un sacco di bassi. Minchia, treme il tavolo. Al massimo. Ovviamente. Allora, comunque a livello. Allora, qualità, ok. Ma guarda che a livello di volume. Livello secondo di volume, me non ci discostiamo tanto. Lo scopriremo adesso. Vai. È arrivato 87, 87 massimo. Come picco. Uguali. Abbiamo registrato un picco di 89, te l'ho detto, a livello di volume vedi che siamo lì. Questa cassa in realtà fa cagare. Ok, come qualità ci siamo, ma se ti ricordi l'abbiamo portata in villa ed era veramente la copia. Si sentiva bassa, però si sente la qualità bassa. È top, ma pensa sì, che comunque la qualità. Lo speaker è piccolo. Ok, ma ovviamente. Per 80 euro, se non sbaglio, quella più grossa non costa tanto di più. Non lo so. 79, hai detto 69. 69. 70 euro, io non questa non la comprerei, però tra le due sicuramente la migliore sì, è questa. Sicuramente. La JBL vince, quindi l'Expensive qua va a vincere. E vince l'Expensive. Passiamo al prossimo prodotto. Ragazzi, eccoci con il secondo prodotto di oggi. E indovina un po' cosa sarà, mio caro Xmorri. Proprio tu. Intanto questo penso di aver sbagliato la misura. Sì, ti sei caccato in testa. Che cazzo servono poi, scusami? Con i guanti antitaglio, quelli no, che non ti fanno tagliare. Sì, li provi tu, che è l'ultima volta XXXS. Allora, intanto testiamo cioè, la... Registriamo con dei cerebrolesi. Stavamo dicendo i guanti per dire che hanno uno la madre più pulo di un altro. Quello senza quello sì, sicuramente. Ora dimmi tu
Se per fare un lavoro. Sembra i jeans che io ieri sono andato a Zara. Ce l'avete la 51, no, la 50. E io sono così. Questi sono quelli più economici. Ma a sto punto penso che siano... sì. Ma non sono mai antitaglio. Ma a sto punto penso che siano quelli più economici perché la taglia sia piccola. Comunque sono costati tipo 3 euro questi. E questi sono sbaglio una ventina d'euro. Quindi va bene. No? Bah, sì. Tra l'altro qui. Ma antitaglio perché? Questo è premium. Senti, senti la qualità. Fammi sentire, dai. Senti la qualità. Questi sono i guanti antitaglio. Quando. Devo mettere prima questo e poi l'altro. Sono i guanti antitaglio che si utilizzano in cucina quando devi andare a fare dei tagli e non ti vuoi appunto tagliare. Scommetto. Benissimo, benissimo. Quindi andremo a testare adesso il guanto con un fantastico coltello e vedremo quale guanto. Perché alla fine me lo sono messo io? Cosa dovrebbe succedere? Devo vedere quale guanto si taglia prima. Scusa, posso vedere un attimo che Manfredi ha mandato il video di quello che è appena successo? Che ridere, guarda. Ma hanno urlato proprio. Sono deficienti. Sono senza parole comunque. Abbastanza divertente perché. Proviamo il taglio. Beh. Beh, comunque. Eh no, abbastanza pressione. Fatelo sulla mano adesso, figlio di puttana. Qual è il problema? Sono da paura. Prendo una pressione della Madonna. E ti pesco la mano e ti piace. Guarda, fra. Tre tagli c'hai. Uno, due, tre. Proviamo questo. Sì, questo è il tuo madre. Vediamo. Beh, oddio. Sembrano tenere un po'. Minchia, un botto, frate. Minchia, per 3 euro. Per così tuo figlio può sfilettare nel branzino. Minchia, qua l'ho sentito un sacco. Prendo una pressione della Madonna. Della Madonna. Beh, vi devo dire che comunque. Basta, fra, basta. Mi sto impressionando tantissimo. Cioè, non si incide proprio. E funziona di Cristo. Anche quello super cheap. Se solo avessi comprato la. La misura esatta. A sto punto, tra 3,20 euro. 3 euro tutto. Magari della, della taglia normale. Che dite. Però, devo dire che questo sicuramente sembra di una fattura un po' migliore. Sì, ti danno anche il guantino bianco per giustificare i 20 euro. Certo. Pochi cazzo, lo a 3 euro vince. Prossimo prodotto. Un telefono senza fili. Questa sicuramente è quella che hai comprato la tua ragazza, perché sei un farella, quello che dice la tua ragazza fai. Macchine fotografiche istantanee. Ma scusami, da dove si vede? Non si vede, da qui. Questa fai così, si accende e scatti la fotina. No, non scattare, cosa inutile. Ho comprato su Amazon la macchina fotografica istantanea meno chiaramente costosa. Questa è costata circa 40 euro. Questa quanto costa? Quella è costata tipo 129 euro. Quanto? Ed è quella più lovia di tutte. Ma sei malato? Questa qui è la Polaroid originale. E questa qui? E cos'è tutto questo selettore qua? Questa la qua per scegliere la stampa a colori o con questi tipo gradienti di colori sul verde o in bianco e nero totalmente. E intanto andiamo sulla Kodak, che sembra molto interessante anche questa. Mettilo bene che devo resare. Ma è bellissima. È molto bella. Molto, molto più bella. Intanto a livello di visivo gli dai in culo. È molto più bella, guarda qui. Nel pacco della Kodak abbiamo anche i foglietti per provare. Abbiamo anche qui micro SD e USB di ricarica. E anche qui nella Polaroid abbiamo USB e ricarica e micro SD, scusate. Micro SD perché? Per farci le foto e lasciare là? Sì, quando tu fai le foto le stampe basta. In questo modo con la micro SD le salva anche in digitale. E qua? Pure? Pure perché c'è la micro SD. Ma scusami, i video? Ma che video? Ma sì, cioè. Fai una foto a minchia che dovrebbe uscire la calibrazione del foglio. Sicuro? Sì. Ok, adesso dovrebbe uscire la calibrazione del foglio. Tieni la dritta. Sei bravissimo, Jumpy. Sei bravissimo, Jumpy. Grazie. Ok. Adesso andiamo, andiamo a, fare la a scattare. Dobbiamo fare la stessa foto, però. E faccio io. Ah, quindi me le fai sempre a me? Certo, che sei bellino. Facciamo insieme. Però ho paura che vengono tutte decentrate. Dai, raccolta, buttate in. 3, 2, 1. Ok, tutto tremolante. In teoria, allora, in teoria dovrebbero uscire adesso le che stampe. Bello, siamo fatti una foto. Maria. Intanto velocità. Intanto in quella chip sta già uscendo. Anche qui è iniziata la stampa. Attenzione. Intanto parliamo anche di un po' di estetica. Questa è molto più carina, ma abbiamo sentito che hanno gli stessi suoni. Sì. E praticamente sembra che abbiano. Cioè, non è male questa software. Perché è bellino il coso di snapshot. Però intanto che sta uscendo. Guarda qui la velocità. Sì. Già qui la foto è bella che è uscita. Gacca, sta chiedendo la stampa. No, questa è proprio da incorniciare, guarda. È bellissima, te l'ho detto, facciamocela di proposito. No, guarda qui ma che sono bella. Sono piccolissima però. Scietto, compa, che cosa ne sciofia qua? Una cosa che ha questa in più rispetto a questa sono i filtri e la possibilità di mettere proprio la cornice stile Polaroid. È presente tipo la cornice bianca. È rosso. Perché è rosso? Infatti guarda, sei inciappata. Sempre me. Ah, aspetta, la rifaccio io dalla no, mia, dal mio POV. Dal mio POV, così. Vai, 3, 2, 1. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta forse. Speriamo che esca.
Prima forse il rosso era il ciappamento. Ok, quindi vedimi i tempi di uscita della fotografia. Oddio, sto scendendo, eccola qui. Sto scendendo. Ok, andiamo a valutare la fotografia proprio. Incredibile come io abbia fatto la stessa identica faccia in due frangenti diversi. Questa è quella della Kodak, che ha i colori tendenti molto al verdi. Sì. Mentre questa sembrano un po' più naturali. Sì. Qua sembra ci sia l'effetto seppia, però come qualità questa è superiore. Cioè sembra che i fogli comunque sono identici. Però qui è venuto un piccolo bordino di merda. Ma penso sia proprio un difetto, penso, della camera. Che cazzo faceva questa cosa con lo spazietto bianco? Perché quando tu, una volta facevano queste foto, ci scrivevi lì che cos'era o la data. Per questo nascevano con lo spazio bianco sotto. Ma chi minchia l'ha invitato a questo? Allora, come differenza di prezzo sicuramente. A parte che siamo in una situazione con sto facendo un po' poca luce, ma non è vero. Però in interno non c'è luce naturale. Allora, sicuramente questa qui è più bella esteticamente. Sì. E comunque il suo dovere l'ha fatto. Cioè se non avessimo questa come comparison, direi che è una buona foto. Sì. Questa ovviamente è un po' migliore. Mi pecca un po' di nitidezza. Questa mi sembra un po' più nitida. Vero, come bordo. Sono questa d'accordo, mi sembra un sono po' d'accordo. Meno nitida, ma come colore mi sembra più tendente al reale. Al reale. Per cui se dovessi scegliere tra le due, io direi che ha fatto un miglior lavoro la Kodak Printomatic 8mm 3.2 Picture Economics, of course, cheap. 40 euro e passa la paura. Proviamo il filtro, no? Riproviamo. Mo arriva a fare questo test, ma per capire le feature in più, no? Sennò che cazzo sto pagando a fare? Questa è venuta ancora più bella. Che bella, cazzo. Proviamo anche l'effetto in black and white, visto che è così rapido. Ah, li vogliamo spendere tutti questi. Chissà se verrà sotto sopra o meno. Venuta dritta, sono un genio, cazzo. Se abbiamo due mafiosi, se non fosse per l'aria condizionata, che sta troppo di moderno. Se abbiamo due malavitosi. Queste a destra sono le foto della Polaroid. Sicuramente più belle, più effettizzate e più incredibili. A sinistra quelle della Kodak, che comunque ha fatto il suo. Secondo me, per il prezzo che vale, 40 euro quella della Kodak, top. Kodak number one, Polaroid pure number one, però costa un fottio. Mi raccomando, consigliateci qua sotto nei commenti quali oggetti poter testare, sempre economici e costosi. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su.